professore Torchetti, una brillante carriera iniziata a Taormina, molti anni addietro, già da adolescente lei è stato un grande sportivo, se ricordo bene vinse i campionati italiani 200 metri stile libero ad appena 14 anni. Sì, 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 sì. Poi nel 68 conseguì la laurea in filosofia con 110 in lode e contemporaneamente nello stesso anno il diploma al conservatorio. Sì. E partito dalla Sicilia, dopo anche un incarico di docenza all'Università di Messina, ha insegnato nei più prestigiosi atenei d'Europa, Friburgo, Zurigo, a Ginevra ovviamente e non ultimo alla Sorbona di Parigi. Oggi lei ritorna a Taormina, possiamo dire in pensione, e riceve dalla città di Taormina giorno 6 il prestigioso premio Città di Taormina. Alla luce di questa sua esperienza fatta in giro per il mondo, si può dire, ecco, Taormina penso che le è rimasta nel cuore, no? Come tante città natali, ma Taormina ha un'atmosfera speciale, no? Quando lei andava in giro per il mondo sicuramente la cosa le chiedevano per prima è ah, lei viene da Taormina. Ecco, cioè, come è riuscita a coniugare praticamente questa sua esperienza professionale in giro per il mondo con il suo amore per questa terra che comunque ha dovuto per questione professionale abbandonare ma che poi alla fine l'ha sempre richiamata qua? Sì, la carta d'identità di Taorminese è quella che mi ha accompagnato e mi ha dato, mi ha facilitato i contatti con gli stranieri, con gli italiani anche, e con gli stranieri proprio per il fatto di dire ma un taorminese allora non va soltanto alla spiaggia, un taorminese non dirige soltanto degli alberghi, degli alberghi e dei ristoranti, può essere anche qualcuno, non dico un intellettuale, ma qualcuno che ama la ricerca e che ha un impegno intellettuale, un impegno civile. E perciò il discorso di essere il taorminese che arriva al Conservatorio di Ginevra, il taorminese che entra all'Università a Ginevra, il taorminese, e questo qui è stato sempre per me un motivo di, non di gloria, non voglio dire questo, ma un motivo di simpatia e di inizio simpatico di amicizie e di relazioni che ci sono state nel campo della storia, nel campo della filosofia, ma anche nel campo musicale. Per esempio la conoscenza a Ginevra di Alexis Weissenberg, per esempio, con cui siamo diventati amici, e quando Alexis è venuto qui a dare concerti e poi voleva comprarsi una villa a Taormina, e poi tutti gli amici che venivano, dunque gli amici attirati da Alexis, perché Alexis veniva qua in vacanza, gli amici venivano in vacanza, ma dico adesso, non dico un pianista come un altro, perché Alexis è veramente stato il più grande pianista della sua epoca, uno dei più grandi pianisti della sua epoca, ma dunque una facilitazione, una simpatia che mi incoraggiavano a fare onore alla città di Taormina e mostrare che Taormina poteva formare, Taormina che poi dobbiamo pensare pure alla Magna Grecia, no? Non la Taormina, diciamo, la Taormina turistica di von Kloden, la Taormina turistica che comincia alla fine del XIX secolo, certo questa è la Taormina di oggi, ma nello stesso tempo patrimoni storici come, non so, il teatro greco. Il fatto di avere a Taormina un teatro greco vuol dire, e noi possiamo pure immaginarlo, che prima della creazione del teatro, certamente perché al tempo di Platone ancora non c'era il teatro, ma nelle tre visite di Platone in Sicilia, una volta che lui andava a Siracusa e poi a Siracusa non si sentiva molto tranquillo, forse ha fatto qualche passeggiata a Naxos di Taormina e forse si è detto ma lì lassù voglio andare a vedere che panorama c'è. Può essere che abbia fatto una passeggiata al villaggio, magari non c'era a quell'epoca proprio come ci fu poi col periodo dei corsari oltre e dopo, di vedere il panorama che si vedeva con l'Etna, che è lo stesso panorama che vediamo noi oggi.
E dunque tutto quello che ci possiamo immaginare come tradizioni culturali, come insegnamento per il popolo di quello che sono i tragici greci, la rappresentazione delle commedie, dunque tutto il ruolo civile, il ruolo storico che ha potuto avere la presenza di un teatro greco-romano, ecco questo greco-romano, in questo villaggio di Taormina, oggi di 15.000 abitanti, magari un secolo fa ne aveva 5.000 e forse qualche millennio fa ne aveva qualche centinaio soltanto. E perciò il discorso di Taormina, come intanto il fatto di aver preso parte Taormina Sporting Club, il Taormina, non so, il teatro di Cutrufelli, Taormina, Cutrufelli che mi scrive la poesia, quando io ho 20 anni c'è un concorso di poeti in Italia che finisce il sangue siciliano dei miei 20 anni, è una cosa simpaticissima, no? Mi hanno scritto. Cutrufelli era molto soddisfatto di queste prove, e Cutrufelli, dico perché nel teatro e quello che è stata la vita culturale di Taormina, è stato veramente uno dei principi, uno dei grandi maestri di cui la memoria è ancora freschissima. Ecco, la sua vita è stata un percorso straordinario per certi versi, diciamo, dai successi sportivi alla docenza, al suo impegno di storico, non dimenticando poi la grande passione per la musica, sì, sì, trasmessa da suo padre, no? Che se non ricordo male è stato un pezzo di storia della musica taormina, è stato, sì, il maestro di tantissime generazioni, sì, di, sì, pianisti, papà, no? Galliano Turchetti. Papà arrivato giovanissimo negli anni fine 20 finalmente, perché poi si sposò nel 30, nel 29 con la mamma, dunque pianista al San Domenico per cominciare, ma poi in altri, molti altri posti, celebre il trio Zetouche di Taormina che partecipò alla crociera di inaugurazione dell'Andrea Doria, insomma, per dire queste piccole cose. No, papà ha avuto sempre un grande senso pedagogico, allora lui cominciò la scuola, a insegnare alla scuola elementare, ma sempre dando un'impronta musicale importantissima con i saggi finali di ogni anno accademico, di ogni anno scolastico. Dunque questo è quello che faceva lì a scuola, e poi aveva le lezioni private di pianoforte, e ci sono tanti oggi che si ricordano, a parte la carriera, la formazione dei miei cugini e Gullotta, Vincenzo e i cugini che continuano ancora, Maurizio, e Maurizio naturalmente, Maurizio, che sono i professori di Taormina. E poi proprio questa cosa così incisiva nella pratica musicale, nella importanza della musica, perciò per Taormina, e lui si era dedicato a Taormina, amava Taormina, fondò la sua famiglia, 5 figli, insomma. E poi la stima che ha sempre avuto, di cui ha goduto, ma la lealtà che ha avuto sempre con i suoi colleghi, e per dire la stima di cui ha goduto, figuriamoci che 100 anni dopo la nascita del 1901, nel 2001 una cinquantina dei suoi studenti di oggi, organizzano una festa. Ecco, questa organizzazione non è venuta affatto in mente ai figli, ma è venuta al ricordo bellissimo che Galliano aveva lasciato. Poi c'è il sindaco Passalacqua, poi c'è l'assessore papale, queste persone che quando parlano di Galliano Turchetti sono felicissimi, gli occhi, sono felicissimi di aver imparato alla scuola elementare, alla fine della scuola elementare, delle cose di cui oggi ancora noi vorremmo che gli studenti conoscessero alla fine del ginnasio. Adesso sto esagerando, ma insomma una cultura, una formazione, diceva lui, papà diceva sempre, badare alla formazione del cittadino, al punto che insegnava ai ragazzi a fare i telegrammi di auguri, i telegrammi di, per i funerali e altre cose, li portava alla posta e insegnava loro come si faceva un telegramma. La parte pratica della vita, no? La parte pratica e la parte civile è importantissima, perciò nelle relazioni personali e altre cose. Dunque
il papà è stato proprio questo formatore, questo pedagogo di grande, grande importanza. La mamma, del resto, anche lei ha insegnato, oggi le sue allieve sono tutte nonne, va bene, ma ha lasciato un bellissimo ricordo. Io devo alla mamma anche il fatto del nuoto, perché la mamma fu una delle prime atlete donna degli anni appunto 40. Vi erano le ondine e i tritoni all'epoca, sì, sì, sì. Se ricordo bene. E sicuramente poi lo stile che mi ha insegnato, lo stile libero, la bellezza dello stile, l'efficacia dello stile di nuoto dello zio Salvatore, questo è stato un modo, diciamo, un grande campione di nuoto, praticamente. Certo, lui faceva attraversato dello stretto di Messina, sì, sì. Attraversato dello stretto, ma quello che lui mi ha insegnato è proprio lo stile libero, lo stile nuotatore, la bracciata, il respiro, che mi diede la possibilità, io mingherlino e senza muscoli a 10, 12, 13, 14 anni, di fare una sola bracciata dove gli altri ne facevano tre, e perciò di poter vincere a Bologna i campionati italiani del 200 metri stile libero. Cosa ha visto di cambiato in questi 30 anni da quando lei ha lasciato la Sicilia sino ad oggi? I miglioramenti e invece quello che magari andrebbe forse modificato per essere un po' più competitivi in certi aspetti, visto che lei ha viaggiato tanto e ha avuto tanti tipi di esperienze? Sì. Su questo posso dire qualche parola, che in relazione all'aspetto turistico, all'attrazione, all'attrattività di Taormina e quello che è l'impegno dei politici di Taormina. Ecco, a me sembra che ci dovrebbe essere maggiore impegno dal punto di vista della propaganda, non solo turistica, ma della propaganda di attrazione di Taormina come centro di attrazione che è deve far venire certo i turisti, deve far riempire gli alberghi, ma che ha anche una grande funzione per il luogo, per i cittadini di Taormina e per i cittadini che circondano Taormina, per la Sicilia e per l'Italia. E con maggiore spirito di iniziativa e direi di studiare meglio delle iniziative culturali, delle iniziative di musica, iniziative di teatro, iniziative intellettuali, di incontri fra intellettuali che possano attirare, anche sportive naturalmente, che possano attirare, perciò la preoccupazione di attirare il turista, ma di attirare per dei motivi che sono più fondanti dal punto di vista civile, dal punto di vista della formazione intellettuale e dell'interesse umano, umanistico. Ecco, una grossa piaga dei giovani torminesi è quelli che non riescono a trovare un lavoro e a realizzarsi qua. Alla luce della sua esperienza sia di vita in giro per il mondo, sia soprattutto di docente, cosa consiglierebbe oggi a un giovane di Taormina di fare? Di abbandonare la città oppure invece di migliorare, investire qualcosa qui? Appunto, ecco, e volte è un qualcosa di difficile, che lo capisco bene, però ecco, forse lei è la persona più adatta per dare un consiglio di questo tipo ai giovani. Sì, non vorrei mettere i piedi in un argomento, in una materia in cui non sono un esperto, dunque questo qui lo riconosco, questo bisogna che chi mi ascolta lo sappia. E però ha avuto a che fare con migliaia, certo, però devo dire che c'è un po' di, come si dice, si lascia andare, si sprecano delle occasioni importanti per offrire delle possibilità ai taorminesi di non scappare. E di, potrebbe essere una conseguenza di quello che dicevo prima, di davvero di fare delle commissioni che si debbano interessare di come organizzare un festival, di come organizzare degli incontri, di come organizzare e come attirare le persone. E allora i cittadini di Taormina faranno bene anche loro a fare un'esperienza all'estero, sicuramente dal punto di vista anche di quello che è la tecnica alberghiera, di quello che sono i progressi che si fanno oggi, dunque un soggiorno certamente in paesi inglesi e in paesi tedeschi, soprattutto perché Taormina è un grandissimo, rimane uno dei più grandi centri di attrazione tedesca, e noi lo sappiamo per tanti motivi, giusto? Che abbiamo dei parenti che vengono dalla Germania, e di avere questo come problema
senza dando una importanza all'aspetto finanziario, all'aspetto di quello che può essere il guadagno immediato, che non sia la prima cosa, perché da alcune iniziative possono iniziare delle tradizioni, come noi avevamo la tradizione, ce l'abbiamo ancora, certo, il festival del cinema e altre cose, però abbiamo perduto strada facendo, una volta il Donatello, una volta la cosa, una volta anche la gestione del Teatro Greco, una volta, ecco, c'è qualche cosa che ci manca come coerenza e come forza e come punto di riferimento stabile. Ecco, chiudiamo con un messaggio, diciamo, il prestigioso premio Città di Taormina, come lei ben sa, è promosso dal Consiglio Comunale e soprattutto dalla Presidenza del Consiglio. Ecco, un messaggio di saluto al Presidente Antonio D'Aveni, a tutto il Consiglio Comunale, e in questo premio, appunto, per il futuro, lei cosa vede? Ecco, cosa si dovrebbe fare, secondo lei, magari per migliorarlo, oppure anche semplicemente cosa vorrebbe che esprima questo premio? Ma ringrazio il Consiglio Comunale, ringrazio D'Aveni, ringrazio il Sindaco della sensibilità che hanno avuto nel prendere fra le mani il mio dossier, per dire che questa persona, questo Taormine, che cosa ha fatto al fuori da Taormina, parla di Taormina, qual è l'interesse per Taormina. E quello che io direi è esemplare, ecco, dovrebbe essere un titolo e una riconoscenza. Una riconoscenza esemplare per sì, i giovani, ma anche per le persone intellettuali, per le persone che hanno lavorato molto negli alberghi, le persone che hanno dato a Taormina gran parte della loro professionalità. Perciò esemplare da un lato, che costituisca un punto di attrazione nello stesso tempo, per cui anche i giovani anche dovrebbero aspirare ad avere un premio di Taormina, ma con delle basi e fornendo un contributo in differenti campi, certamente in differenti campi, a quello che è la vita di Taormina, la vita anche della zona, ovviamente non solo di Taormina come città, e quello che è l'apporto che possono dare i taorminesi o quelli dei paesi vicini, insomma il taorminese come attrattività di questa bella città e del suo patrimonio culturale, del suo patrimonio storico, che vanno messe in evidenza, forse di più